Allora, Totò, posso chiamarla Totò Sì, anzitutto? Totò, Totò, La Totò. ringrazio. Senta, Totò, allora la prima domanda che vorrei farle è proprio questa. Che effetto le fa? Lei che ha interpretato queste scene, questi sketch che sono scritti qua, a vederli scritti, a leggersi in sostanza. Vorrei fare una premessa. Prego. Prima di tutto sono contentissimo, felice, raggiante che il dottor Alberto Bevilacqua, che noi sappiamo che scrittore è, che uomo intelligente è di primissimo ordine, mi abbia notato. Secondo, perché siccome io Beh, non non mi credo che credo. sia il solo ad averla notata, via, diciamo la verità. Vabbè, per il libro. Secondo è perché sarà un'idea mia, io non mi credo nessuno, è vero, no? Non mi credo nessuno e mi fa piacere vedermi là sopra perché un giorno qualcuno prenderà questo libro e dirà, uè, oltre gli altri c'era anche un Totò. Ho capito. Quindi, a parte questo Questa effetto, premessa. questa premessa, la domanda era appunto che reazioni ha lei leggendo questi sketch che lei ha interpretato Sì, molte e beh, leggendoli io li rivedo come li facevo. volte? Ah. Certo, un altro, un profano, gli rimane solamente il testo. Certo. Però se qualcuno mi ha visto, e allora mi rivede leggendo Quindi è queste un'occasione di ricordo, di diciamo, no? ricordo. Senta, vogliamo lasciare un momentino da parte il libro Come vuole. del quale abbiamo già parlato e anche molto bene, no? È il libro del nostro ottimo Bevilacqua e vedere un po', L'illustre dottor per Bevilacqua. illustre Bevilacqua, fare un po' di conoscenza con lei. Anche perché per me è una novità Abbiamo fatto prima la conoscenza, intervistare. però. Vabbè, ma questo non si dice. Dunque, Dica. quello che volevo chiederle è questo. Vogliamo parlare un po' dei suoi inizi di attore? Sì, io dovevo fare l'ufficiale di marina, ma la disciplina a me non mi andava perché sono indisciplinato. E sono scappato di casa. Scappai di casa e amoreggiavo con una ballerina, una canzonettista dell'epoca. E andai in teatro e ho cominciato con la commedia dell'arte. A soggetto si recitava. Era giovanissimo, quindi era proprio in prima E non linea. ne parliamo. Dove è avvenuto questo? A Napoli? E A Napoli, sì. Beh, ha avuto subito molto successo. facevo il mametto, no? Insomma, sì, facevo ridere. Poi sono passato in un'altra compagnia che c'era il Felice Sciosciamucca che disse al capocomico o va via lui o vado via io. Perché io facevo delle mosse, delle cose che il pubblico rideva e questo si seccava. Ho capito. E poi chi è andato via? Così tanto per la cosa. Io. Ah, è andato via Andava via a lei. me, si capisce? Lui era più importante. Beh, sì. Senta, e il cinema quando è cominciato? Il cinema è cominciato nel 1937. Io sono un veterano del cinematografo, ho cominciato con Fermo con le mani e poi è andato avanti così. Cioè in quell'epoca alternavo Teatro. cinema e teatro, poi ho lasciato il teatro definitivamente e sono passato al cinematografo. Definitivamente. Definitivamente. Ma lei ha ancora nostalgia per il teatro? Beh sì, infatti Perché? non vado a teatro per non soffrire. Perché ha nostalgia per il teatro? Le sembra più importante? No, non è che è più importante, è vivo, c'è il calore del pubblico, il pubblico è una droga, monta. Io mi ricordo una volta in un finale, allora era il tempo di guerra, al Brangaccio, e il pubblico rideva tanto, e applaudiva tanto, che io mi strappai tutti i vestiti da dosso e mi fermai alle mutande, per fortuna. Senta, dottor, a proposito di questo discorso sulla guerra, lei ha nominato la guerra. Io so che durante la guerra, per esempio, lei ha passato anche qualche guaio, no? Perché questo molti di noi, purtroppo i meno giovani, diciamo, se lo ricordano direttamente, lei affrontava, diciamo, dei testi abbastanza scabrosi, Non diceva delle so, cose che non si dicevano, che non sì, si potevano dire. non so se era coraggio o incoscienza. Vabbè, quello che fosse, comunque, questo le ha provocato dei guai. Molti guai, molti Per guai. esempio, me ne racconti uno. Ad esempio al teatro, al Cosola, come si chiama, al Valle, Sì, a Roma. una sera c'è stato uno che da un palco mi ha detto «Vai al fronte!» Ad un altro signore da giù gli ha risposto «Ci vada lei, buffone!» E io con gli occhi bassi così dico «Ma che succede?» L'ecatombe. Queste poi sono uscite fuori e hanno tirato una bomba fuori all'ingresso Teatro. del valle, sì. No, Lei era già uscito? Non si era. stavo dentro. Quindi si è messo anche un po' di Ecco, paura. guarda. Senta, E Totò, io. altri, altri. Poi mi sono dovuto nascondere perché mi avvisarono dalla questura che Caruso aveva dato ordine, il questore Caruso, ordine di catturarmi per portarmi a nord. Alla storta mi avrebbero ammazzato senz'altro. Quindi era un E elemento allora. pericoloso. Sì, allora io sono scappato da un amico che aveva una casa verso il Gelsomino, da quella parte lì. E questo qui dopo mezz'ora viene e dice c'è una signorina che vuol conoscerla. Dico, sono lui, ma dico qui, mi sto nascosto qua. Dice no, ma è una parente. Dopo mezz'ora c'è un mio compare, insomma lo sapevano tutti quanti. A un certo momento me ne sono andato, perché se uno dice, un tedesco, dice dove sta Totò, gli dicevano là. E Era mi difficile acchiappavano. nascondersi. Senta, vogliamo fare un discorso storico, un tentativo di discorso storico, di alta cultura. Ci proviamo?
Volevo dire questo, mi sembra a me che negli anni, soprattutto di prima di quest'ultima guerra, no? Lei ha rappresentato in Italia una specie di macchietta centrale, nazionale, che è un po' l'equivalente, io credo, di quello che nel Nuovo Mondo in America è stato Charlot. Macchietta che da una parte e dall'altra sono state ormai abbandonate, perché né lei fa più la macchietta che faceva, non so, ai tempi di San Giovanni Decollato, io cito quello che ricordo, né Charlot fa più Charlot, ha fatto altre cose. Però sono rimaste come due esemplari di due situazioni in cui la comicità era messa al servizio della satira, cioè di una precisa osservazione, di una realtà precisa, di una società precisa. Non era una comicità astratta, non era una comicità fine a se stessa, ma era sempre con aggancio alla realtà. Ora, questa parentela lei la riconosce in qualche modo? Innanzitutto io la ringrazio che lei mi fa l'alto onore di paragonarmi a quel grande maestro che è Charlot. Tutti sappiamo chi è Charlot. Sì, effettivamente c'era qualche cosa, non era una cosa astratta, veniva sempre dalla vita, dalla satira, dalla caricatura, della vita di tutti, degli uomini di tutti i giorni. Sì. Ora questo è importante, credo, perché spesso la comicità, dico, fin dai tempi antichi, è una forma di evasione, no? È proprio una maniera per non pensare alla realtà, inventandosene un'altra È una così. civiltà, Certo, è ma una dico civiltà. soprattutto quando è appunto agganciata, quando è un esame della Un realtà, esame, un un esame sia esame. pure condotto scanzonatamente, Si eccetera. capisce, deformata. Ecco, quindi lei non ha mai rifiutato questa realtà. No, non lo rifiuto. Dunque, Mai. adesso io vorrei concludere questo nostro purtroppo breve discorso, perché mi ricordo che lei ha scritto un libro di poesie, no? Ho avuto un premio, Ha avuto anche un premio, premio esatto. Ha letterario. avuto anche un premio letterario, quindi è uno scrittore. In fin dei conti, allora questa mia No, non meraviglia di sono intervistare scrittore. lei è del tutto fuori posto, perché lei è uno scrittore come quelli che intervisto sempre. Non sono uno scrittore, sono napoletano. Vabbè, perché che differenza fa Sì, tra queste due la poesia, perché io specializzazioni? scrivo poesie, non Poesie napoletane. poesie napoletane. Quindi tutti i napoletani la poesia ce l'hanno un po' dentro. Ah, quindi tutti i napoletani sono Sì, poeti? sono poeti, in un modo o l'altro sono poeti. Ne è sicuro che questo non sia un po' un luogo comune, non si sia anche un po' abusato di questo? Io conosco No. napoletani che non sono affatto poeti. Beh, bisogna risalire le origini, Sarà diceva l'eccezione, Loren. credo. Sarà Sarà l'eccezione. l'eccezione. Senta, ce ne vuole recitare una, così concludiamo in bellezza questo Una nostro che mi incontro? ricordo, Una che si ne ho ricorda. fatte tante. Questa qui, l'acquaiola. L'acquaiola. Di quando è anzitutto? Di quanto? Di quando è questa poesia? Beh, l'ho fatta ultimamente. È recente. Sentiamo. L'acquaiola, a Napoli c'erano quelle donne che vendevano l'acqua, Sì. quei chioschi. Dunque, fa così. Ogni mattina scendo a Margellina, mi guardo o mare e barche, è una figliola che sta rintano un chioschi, è una acquaiola. Si chiama Teresina, si è nota una vindanna, capillo nero, curto, curto e ricce, una dentatura bianca con manevo, un quella da una salute, una nutrice, una guardata rocce che sono con 2 sette, sono fulmine, sono lampe, sono godone, e giure, ci scommette, che si risuscitasse Pappagone, moresse con un infarto guardando a sta guaglione. E sa, capite che io sono cliente, che l'acqua non mi porta proprio niente, me la ripeto con bella maniera, signor, cagnate strade, io tengo un'amorata, si chiama Giretiel, è fiscatore, fa di chi andava l'ansero a Nanil, ma è niente, tu corro ogni mattina, mi beve l'acqua e mi imbriaco come fosse vino. Fine.